Buongiorno e buona settimana a tutti. Con oggi, lunedì 8 giugno 2020, cerco di riassumere una decina di minuti come faccio di solito, vari punti all'ordine del giorno che ho messo a punto. Allora, ieri innanzitutto sono tornato insieme ai miei amici al ristorante giapponese con però lavoratori italiani, chiama Sushi a Barletta. Sono stato molto contento, insomma, la sala era abbastanza colma di gente, seppur a debita distanza per evitare qualsiasi tipo di contagio da coronavirus. Poi ieri, quando sono tornato a casa, ho iniziato alla PS2 Slim a PES 2009, un campionato Master con il Catania, che c'era in Serie A in quell'anno. Ovviamente dovevo partire dalla seconda divisione, dalla Serie B. Nelle prime tre partite che ho giocato ho fatto due vittorie, una persa, alla seconda giornata la sconfitta. Poi diciamo che essendo che in quell'anno non c'era la Champions League, ora non so, poi accedendo magari alla Serie A, se c'è comunque una Coppa internazionale, poi il tempo me lo dirà. Niente, pensieri veloci sul takeover di NXT che si è svolto nelle prime ore della nottata tra ieri e oggi. Beh, risultati diciamo più o meno tutti regolari, tranne la big surprise del match che ha concluso la serata, ovvero parliamo del triple threat femminile tra Charlotte Flair, Rhea Ripley e Yoshirai, con quest'ultima che è riuscita a battere le due avversarie e quindi a detronare la campionessa Charlotte Flair, che ricordo aveva battuto proprio Rhea Ripley a WrestleMania 36 in aprile. Poi vedrò, penso che su YouTube c'è già qualche sintesi, così vediamo un po'. Sono curioso anche di vedere, magari pur solo qualche tratto, il match tra Karrion Kross, l'ex Killer Kross in Impact Wrestling, e Tommaso Ciampa, che ha vinto, credo, non dico con tutti i suoi favori del pronostico, però Karrion Kross con una durata poco superiore ai 5 minuti, quindi una scelta abbastanza curiosa, e quindi, perché come si dice, magari poteva durare anche una decina di minuti. Comunque, bene, oggi mi attende questa mattina alcuni servizi, il primo per quanto riguarda il mio proseguo come graduatoria del personale ATA presso una scuola cittadina a cui dovrò chiedere delle informazioni precise. E poi, vabbè, un altro servizio. Il pomeriggio, diciamo che mi attendono altri due impegni, insomma, penso, portando tutto a conclusione, poi se tutto va come deve andare, dovrei avere appunto qui nella mia stanza entro questa sera il libro di Deadpool di cui ve ne parlai. Poi vediamo un po'. Come abbiamo detto anche in altri video precedenti, sempre di più a passi da gigante ormai ci siamo. Venerdì riprende il calcio italiano con la Coppa Italia, venerdì e sabato le due semifinali, mercoledì della settimana successiva la finale a Roma, lo Stadio Olimpico esclusivamente a porte chiuse come le semifinali
e anche tutto il campionato che ripartirà da sabato 20 giugno, se non ricordo male. Poi ieri sera ho visto la pubblicità per quanto riguarda un film che verrà trasmesso quest'oggi su Canale 5 in prima serata, dopo Striscia la Notizia, film dedicato a Nelson Mandela, secondo me scelta fatta dalla Mediaset in virtù anche dei fatti accaduti in America con il soffocamento, purtroppo, e la morte di George Floyd. Beh, io non so se mi sono già espresso in qualche altro video, penso che ormai siamo proiettati verso la seconda metà del 2020, quindi penso che appunto dopo così tanti anni non ci dovrebbero essere più queste disparità tra uomini bianchi e uomini neri, ma purtroppo, insomma, siamo costretti ancora una volta a sentire queste brutte notizie, oltre ovviamente alle famose promesse fatte e qualcuna anche non mantenuta da parte del governo, del Premier Conte. Bene, io direi che sono andato preciso, anzi un po' in anticipo, magari mi dedico questi altri 2 o 3 minuti dove posso dire personalmente che, come ho sentito anche da mio padre, visto che ieri per almeno 4-5 ore sono stato fuori di casa, che sì, magari il virus comunque piano piano sta, non dico scomparendo, comunque sta allentando le sue minacce. Ovviamente si spera che un possibile ritorno, così come se ne parla in autunno, penso che comunque le strutture sanitarie ospedaliere ormai si sono adeguate a queste situazioni e quindi non penso che si faranno trovare impreparati. Ovviamente la speranza viva è che, a parte il vaccino antinfluenzale, che comunque penso ormai debbano farsi tutti, se magari prima di questa situazione qualcuno non lo faceva, magari c'è chi per diverse patologie non lo può fare, non lo so, può darsi, ora sto dicendo anche una fesseria. Comunque è importante perché perlomeno per un bel periodo, come posso dire, riduce un eventuale attacco influenzale che potrebbe tenere ognuno di noi allettato magari per 4, 5 o una settimana, quindi intanto qui, ecco. Niente, per il resto, beh, ci auguriamo vivamente, magari nei primi mesi del 2021, del vaccino anti-Covid. Qui a Trani oggi diciamo che tempo un po' nuvoloso, mi sa che nel pomeriggio forse un po' porto un po' di pioggerella, ma speriamo che sia magari come l'ultima volta una pioggia non molto, diciamo, aggressiva, anche perché proprio nei telegiornali stiamo vedendo in questi giorni cosa sta provocando al nord e arriverà anche al centro, purtroppo, quel brutto tempo. Quindi, niente,
Bene, io sono arrivando ai 10 minuti, quindi vi auguro di nuovo buongiorno, buona giornata e buona settimana a voi, tutta la prossima. Ciao!